Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di... Eccomi tornata dopo un po' di tempo e oggi vi volevo parlare di alcuni dei prodotti della Catrice che ho acquistato nell'ultimo periodo, di cui ancora non vi ho parlato e quindi ho deciso di raccoglierli tutti in un video. Anche se la protagonista di questo video in realtà è la nuova collezione in edizione limitata Sun Glow. Allora, questa collezione io non ho preso tutto, vi faccio vedere poi comunque la foto della collezione, di quello che presentava, e adesso vi faccio vedere ciò che ho preso. Ho preso tre palette viso, appunto, scusate, questa era girata. Questa è più grande perché è una palette viso e corpo, è un illuminante ed ha una grandezza di 14,55 grammi, mentre quelle più piccoline sono da 5,9 grammi. Allora, questa è una polvere da contouring. Il pack è molto carino, in pratica è un esagono. E mi è piaciuto molto il pack, anche se tutto in cartoncino, però è veramente molto carino. Allora, e poi all'interno, come potete vedere, io ancora non le ho utilizzate, non le ho aperte perché c'è ancora il foglio di acetato. Effettivamente questa cialda di contouring è abbastanza fredda, comunque io non le ho ancora provate, quindi dopo andiamo a provarle insieme. Poi ho preso questo bronzer, che è un bronzer dal finish più satinato, ce n'era un altro che si chiamava Glow se non erro, però era assolutamente più illuminante che bronzer e questi tipi di bronzer non mi piacciono particolarmente proprio perché nel mio caso accentuano i difetti, quindi preferisco stare sul più tranquillo. E questo ha solo un finish satinato, mi è piaciuto molto, si chiama Luminous. E magari tolgo il foglio sopra perché se no non si vede proprio perfettamente bene. È anche abbastanza chiaro, non è molto scuro effettivamente. E poi troviamo l'ultimo, che è un illuminante e appunto, come vi dicevo, è viso e corpo, e la cialda all'interno è davvero molto grande. Allora, anche di questo tolgo il foglio di acetato, non ci sono specchietti all'interno come potete vedere, i pack sono tutti uguali, cambiano soltanto i nomi al di sopra. Questo si chiama Glowy. Sì, allora, poi ho preso il pennello che secondo me è veramente il pezzo forte della collezione. Io come sempre comunque vi lascio tutti i prezzi giù nel video. Questo pennello è veramente molto bello, è un pennello viso corpo ed è un pennello per le polveri ovviamente. Allora, ha il manico tutto dorato e poi le setole sono veramente molto ampie e molto morbide, quindi è veramente un bel pennello. Anche questo non ho ancora provato, quindi andiamo a provare tutto insieme. Come potete vedere, ho applicato anche un po' di blush ed ho applicato questo della Catrice nella colorazione 040 Berry. Questo anche è uscito circa 4 giorni fa, è veramente nuovissima la colorazione, cioè la colorazione, il blush, perché la colorazione è un po' vista e rivista perché sono le classiche colorazioni da blush effettivamente. Infatti anch'io ne ho a bizzeffe di questa colorazione. Comunque, questo è un blush waterproof e anche resistente al sudore. La cialdina è decorata. E comunque i blush della Catrice mi piacciono tantissimo perché hanno una bellissima pigmentazione, una bella sfumabilità. Vi faccio vedere la colorazione, che comunque è una colorazione veramente molto naturale, che secondo me va ad adattarsi benissimo a quasi tutti i trucchi. Penso si veda. Comunque adesso ne applico un altro po', in modo da farvi vedere, anche se non voglio esagerare perché come sapete l'effetto Heidi non mi piace, però ho notato che comunque quando eccedo nell'applicare le cose dalla fotocamera comunque si vedono abbastanza tenui, quindi devo proprio esagerare per farvi vedere le cose. Ok, come potete vedere la colorazione è veramente molto bella, mi piace tanto, infatti li utilizzo tantissimo i blush della Catrice perché li trovo qualitativamente veramente ottimi, anche se c'è stato un periodo che comunque
non erano proprio molto eccellenti, adesso comunque sta ritornando alla qualità di prima, quindi mi fa molto piacere questa cosa. Proprio ora mi sono resa conto di aver applicato il blush ma di non aver utilizzato i prodotti dell'altra collezione, quindi in pratica il contouring, il bronzer e l'illuminante. Vabbè, comunque li proviamo dopo. Allora, vi faccio vedere altri prodotti che ho preso e credo facessero parte anche questi di un'edizione limitata. Vi dico così perché comunque è trascorso un po' di tempo. Io di norma vi faccio le foto proprio per non dimenticarmi nei prezzi e nei nomi, visto che poi riesco a fare il video dopo tanto tempo. E questa volta non l'ho fatta. Ho provato a ricercare comunque su Google, a vedere comunque dietro il pack della confezione, ma non, cioè, alla fine non c'è scritto nulla, anche se di norma nelle collezioni c'è scritto tipo questa Limited Edition Sun & Glow. Di questa no, io credo si chiamasse Gold, ma non so in realtà. E comunque ho preso questa palette che si chiama Luminize. È una palette che all'interno contiene uno specchietto e poi ci sono tre cialde, sarebbero due illuminanti e un bronzer. Come potete vedere io neanche l'ho aperta, effettivamente vi tolgo il foglio d'acetato, magari si vede meglio. Quindi non l'ho ancora neanche swatchata, l'ho swatchata solo in negozio e le colorazioni mi sono piaciute tanto, quindi ho deciso di prenderla. E stranamente, cosa che io non prendo mai, ho preso anche uno smalto, che è veramente favoloso comunque questo smalto. Magari vi faccio vedere la colorazione sul mignolino, anche se adesso ho lo smalto marroncino, ma l'effetto mi piace tantissimo perché adesso c'è l'altra colorazione sotto, quindi magari non rende tantissimo il colore, però è veramente un colore molto specchiato, quindi mi piace molto, spero comunque si veda, ed è una bella colorazione. Poi comunque gli smalti, quelli glitterati, riescono a durare sempre di più. Non so se capita anche a voi, ma io puntualmente quando metto lo smalto, e credo che comunque succeda alla maggior parte delle persone, vado a sbattere dappertutto, cioè è una cosa allucinante, veramente. Magari non metti lo smalto e non ti succede nulla, appena hai messo lo smalto cominci a battere con le mani dappertutto. Allora, poi di questa collezione sempre ho preso questo plumping. Allora, effettivamente lo indosso, ma lo indosso sopra quest'altro rossetto. Ho trasgredito perché questo è un prodotto della L'Oreal, non è della Catrice, ma ve lo dovevo far vedere perché è bellissima questa colorazione, fa parte dei Chocolate. Ed è la colorazione 842, spettacolare, quindi la dovevo indossare, ve la faccio vedere swatchata. Ed è veramente bellissima, cioè mi piace da impazzire, bella bella bella. Allora, poi invece vi faccio vedere questa, che è anche molto bella perché dà molta luminosità. Ovviamente è uno di quei plumping molto appiccicosi, però se li mettete su un altro rossetto ovviamente non dà tanti problemi, dà solo un tocco di luminosità. Infatti io ne ho applicato un po' solo al centro. Questo ha comunque dei bellissimi riflessi all'interno, sono dei riflessi dorati e rosati, veramente molto bello. Io anche prima ne ho applicato un po' qui e l'effetto mi è piaciuto tanto. Allora, come vi avevo detto, appunto appena metti lo smalto ti succede qualcosa, sono andata a spiaccicare questo dito sopra qua. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso invece passerei col farvi vedere l'ultimo prodotto della Catrice, però prima di fare questo volevo dirvi una cosa, ed è una cosa che comunque lascerò decidere a voi. Allora, nel senso che comunque, come vedete, io acquisto tanti prodotti, ci sono dei prodotti che comunque acquisto anche per fare video, per intendiamoci, sono sempre dei prodotti che mi piacciono, non acquisto mai prodotti che non mi piacciono solamente per fare il video.
Questo voglio che sia ben chiaro perché non mi piace buttare via i soldi, nel senso se vado a comprare qualcosa so che comunque io quella cosa andrò ad utilizzarla. Ora ci sono tantissimi prodotti che io comunque non riesco ad utilizzare ovviamente perché avendone più di uno non riesco ad utilizzare tutto. E quindi ce l'ho nel cassetto e magari aspettare che scadano per poi buttarli non mi sembra neanche giusto. Quindi io avevo pensato di organizzare un giveaway se a voi fa piacere, però dovete già sapere da adesso che comunque sono dei prodotti, alcuni non li ho mai provati, neanche swatchati, alcuni prodotti sono solo swatchati, alcuni prodotti sono utilizzati solo una volta. Quindi se a voi questa cosa può far piacere, se volete partecipare a questo giveaway, se volete che io lo organizzi, fatemelo sapere sotto nei commenti e quindi lascerò decidere a voi. A questo punto passerei col farvi vedere l'ultimo prodotto che ho acquistato ed è un'esclusiva online. Io appena ho visto questo prodotto ho detto no, io devo averlo assolutamente. L'ho acquistato su flaconi.de perché non era più disponibile quasi da nessuna parte. Ho visto le foto e ho detto no, io comunque devo assolutamente averla. E quindi mi sono messa subito alla ricerca, fortunatamente l'ho trovata e comunque vi sto parlando della Nude Peony. Allora, questo è il pack secondario che va estratto ovviamente, il pack primario è tutto in cartoncino con questa scritta e all'interno ha uno specchio abbastanza grande che adesso vado a coprire per non accecarvi e queste sono le 18 colorazioni che credo proprio vi ricordino qualcosa. A me hanno ricordato subito qualcosa e ho detto no, devo averla assolutamente. E comunque adesso vi faccio vedere appunto la palette che vi avrà sicuramente ricordato ed è la Nude di Huda Beauty, la meravigliosa palette. Allora sono sempre 18 colorazioni, ci sono delle colorazioni che sono veramente molto molto simili ma ci sono altre colorazioni che non si assomigliano per niente. Ovviamente adesso io avendola utilizzata vi posso dire che quella di Huda Beauty comunque sono delle colorazioni molto più pigmentate e dà anche una texture molto più borrosa rispetto a questi che sono leggermente più polverosi, proprio al tatto intendo. Comunque magari alla fine del video vi lascio gli swatch per farvi vedere anche le comparazioni. Allora, queste sono le prime 6 colorazioni in comparazione. Tutte le prime colorazioni fanno parte della palette di Huda, invece quelle che ci sono di fianco sono appunto quelle della Catrice. Io le ho swatchate tutte con le dita, la prima cialdina è quella in crema, perché infatti anche nella palette di Catrice c'è una cialdina in crema, e comunque la pigmentazione diciamo che sostanzialmente non c'è paragone, nel senso che la pigmentazione di Huda già dalla prima passata i colori sono belli intensi, hanno una texture molto burrosa, invece quelli di Catrice sono al tatto più polverosi ma poi bisogna stratificarli più e più volte per renderli più intensi, a parte queste colorazioni che risultano diciamo già dalla prima passata un po' più intense ma bisogna sempre stratificarle. Queste sono le altre 6 e sono anche le ultime perché nonostante siano 18 cialde comunque queste sono quelle con più similitudini. Il discorso è sempre lo stesso, come pigmentazione non c'è comunque confronto, nel senso che la pigmentazione di Huda comunque la conosciamo tutti e già dalla prima passata è pigmentatissimo il colore, invece quello della Catrice lascia un po' a desiderare, bisogna stratificarlo di più. Nonostante questo comunque nelle colorazioni c'è molta similitudine, anche se alcuni hanno veramente tante differenze, tipo questa nella cialdina non l'avevo notato, però quello di Huda è totalmente ha un sottotono più viola, invece questo è decisamente più marroncino. Comunque avevo dimenticato di dirvi che come prima le prime colorazioni facevano parte comunque della Huda, invece le seconde sono quelle della Catrice. Come potete vedere anche qui c'è una somiglianza, però l'intensità e la pigmentazione di Huda sono tutt'altra cosa, però
come vi dicevo, nonostante questo, lavorando un po' di più, nel senso stratificando di più il colore, si riescono a ricreare bene o male gli stessi look. Io con questa palette, ovviamente, come vi dicevo, ho realizzato questo trucco e vi posso dire che comunque non ho avuto difficoltà nel farlo, si sono applicati bene, si sono sfumati bene le colorazioni, anche se ci sono tipo questi pigmenti pressati che hanno bisogno di più stratificazioni comunque per essere più intensi. Tipo vi faccio vedere magari una comparazione adesso e ve la faccio qua. Oddio, c'ho le mani tutte impastrecciate. Allora, questo è il magari ne metto un altro poco perché va a finire che non si vede, il pigmento rosa, e vi faccio vedere invece quello della Huda, che diciamo dovrebbe essere più o meno la stessa colorazione, ma la differenza è tanta, eh? Quello di Huda è molto più intenso e poi ha una texture, come vi dicevo, appunto molto molto burrosa. Quindi la differenza c'è, ma bene o male, se uno non vuole spendere tantissimi soldi, perché questa qua, se non erro, l'ho pagata 14,95 euro, una cosa del genere, comunque bene o male si riescono a ricreare gli stessi trucchi. Ok, adesso quindi non ci tocca che provare i prodotti della collezione in edizione limitata. Partirei con l'utilizzare la prima cialdina da contouring. A questa non ho tolto neanche il foglio di acetato. Ecco qui, vado a prendere un pennello da contouring che comunque non so perché mi ha rilasciato tutti i peli, devo andarli un po' a tagliare infatti questi peli. Allora, pigmentazione c'è e la colorazione comunque, mi dispiace che ho applicato prima il blush perché magari non si riesce proprio benissimo a vedere la differenza. Allora, la pigmentazione comunque non lascia per nulla a desiderare, cioè è bello pigmentato rispetto comunque ad altri prodotti che ho utilizzato e che mi hanno veramente molto deluso della Catrice, perché comunque non so, anche se la Catrice costa un tantino di più rispetto alla Essence, io ritengo che la qualità di Essence sia migliore. Comunque, la cialdina da contouring mi piace, la colorazione è veramente adatta al mio incarnato e comunque è una bella colorazione. Sì, direi che è veramente, veramente bella questa palettina, così posso cominciare anche ad utilizzarla visto che fino adesso non l'avevo utilizzata. Adesso provo il bronzer. Come vi ho detto anche prima, comunque il bronzer è leggermente satinato, non è matte. Io preferisco di norma i matte, però devo dire che questo swatchato non mi dispiaceva, anche perché essendo un satinato non è che mette in evidenza tantissimo i difetti, come possono essere tipo i pori dilatati. Allora, anche il bronzer adesso magari non si vede tantissimo, ma la colorazione del bronzer mi piace perché è veramente molto leggera, non ha neanche un sottotono troppo troppo aranciato, che sono quei sottotoni che magari non proprio bellissimi, ma in un bronzer ci sta comunque che ci sia un po' quell'effetto aranciato, proprio per dare l'effetto pelle abbronzata, appunto. E direi che anche il bronzer comunque mi piace. Io non mi ricordo i prezzi, come vi ho detto prima, però ve li lascio nel video. Allora, adesso andiamo a provare questo Face and Body, questo illuminante. È già dalla cialdina, io direi che questo sarà un illuminante veramente molto molto illuminante. Se trovo un dito pulito vi faccio vedere. Cioè, guardate quanto è illuminante, ed è anche bello perché è un effetto illuminante, ma non è quell'effetto glitterato che diciamo è veramente molto, come dire, oddio, mi mancano le parole ogni tanto, veramente una cosa
molto eccessivo, ecco. Allora, vado ad applicare un po' di illuminante, magari se trovo un pennello utilizzo questo. È un po' polverosino, diciamo, appena lo andate ad applicare, perché ha rilasciato tantissima polvere, magari scuoto un po' l'eccesso ed è andato completamente via. Benissimo. Ok, magari lasciamo così. Spettacolo, no, è bellissimo veramente. Allora, vi faccio di qua, magari si riesce a vedere meglio. Molto molto bello, veramente. Un bel effetto. Metto un po' anche qui. Un po' anche qui. Sul naso. Bellissimo, no? Dà una bellissima... Un bellissimo effetto. Veramente il top. Magari voglio un po' esagerare. Ne applico un poco anche qui. Molto bello, pigmentazione perfetta. Certo, vi ho detto, magari è un po' polveroso quando lo prelevate, se scuotete troppo l'eccesso vi scompare dal pennello, però è un bel illuminante. Adesso proviamo anche appunto il pennello, che onestamente utilizzerei non per l'illuminante, perché per l'illuminante per il viso è eccessivo, è grandissimo, però per le polveri, per il bronzer, adesso non sono andata ad utilizzarlo per il bronzer perché avevo intenzione appunto di mettere un po' di illuminante qui. Quindi vado a prendere l'illuminante con questo pennello e vado ad applicarlo qui. È bellissimo, ragazze, questo illuminante, veramente. E non mi sembra neanche di averlo pagato tantissimo, credo sui 6 euro o sui 5,95 euro, una roba del genere. No, guardate qui che effetto, cioè è veramente bello, molto. Poi ovviamente c'erano anche le altre palettine, vi ripeto, quell'altra era un bronzer però molto molto illuminante, che comunque per le carnagioni scure può essere utilizzato tranquillamente come illuminante, perché anche quella era veramente molto bella. Io non l'ho presa perché non l'avrei utilizzata, quindi mi ricollego un po' al discorso che vi ho fatto prima. Niente, quindi io vi ho fatto vedere tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto ovviamente cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina se volete. Noi ci vediamo presto con un prossimo video, io vi mando un bacio, ciao!